Era da luglio 1958 che il Napoli non perdeva una partita di Coppa Italia in casa con almeno 4 gol di scarto. Inizio così questo video. Oggi ragazzi, fare le pagelle non ha assolutamente senso. Nessuno arriverebbe al 5 e mezzo probabilmente, quindi evito di farle. Oggi facciamo un video un po' una continuazione del post partita di ieri, post partita che ho fatto allo stadio. Ieri sono andato allo stadio. Quinta sconfitta consecutiva, quinta partita che vedo allo stadio e vado a confermare il mio trend imbattibile di 5 sconfitte su 5 partite viste. Lipsia con Sarri, sedicesimo di Europa League, si perde. Napoli-Barcellona con Spalletti e si perde. Napoli-Lille l'anno scorso e si perde. Ieri sera Napoli-Frosinone si perde, è probabilmente anche la sconfitta quella più pesante che ho visto allo stadio. Proprio il Napoli-Real Madrid, l'ottavo di Champions League con Sarri. L'ultima partita che ricordo che abbiamo vinto dove sono andato allo stadio era il preliminare di Champions League contro il Nizza, quindi fatevi un po' i calcoli. E diciamo che dopo ieri sera ho deciso proprio con fermezza che proprio allo stadio non ci vado più, non ci vado più, perché onestamente, cioè, non, cioè ogni volta che ci vado il Napoli perde, cioè veramente comincio a pensare che io porti IEL, quindi io, onestamente, al fine di evitare, preferisco non andarci più. Che vogliamo dire, ragazzi? Possiamo dire che la sconfitta era già nell'aria? Perché onestamente, se tu 2 giorni prima non fai la conferenza stampa, una cosa che sta diventando appunto un'abitudine con Mazzarri. Di tutto si parla fuorché la partita in programma la sera. Ci siamo divertiti, vi siete divertiti, non dico in voi in generale, vi siete divertiti ieri a parlare del consigliere comunale che si offende perché gli hanno dato la numero 23. Si è parlato della cessione di Elmas. Elmas, vabbè, questo ne parliamo in un altro video con calma. Si è parlato di tutto fuorché della partita di ieri sera. E poi, ciliegina sulla torta, la formazione. Allora, ragazzi, possiamo dopo ieri sera cominciare a parlare anche di Mazzarri? Perché Mazzarri, ok, è arrivato in una situazione difficile. Dopo ieri sera possiamo dire che anche lui ci ha messo del suo? Perché se tu ne cambi 9 su 11, innanzitutto stai dicendo, vabbè, non che fosse una novità, hai fatto capire che alla società della Coppa Italia non frega niente, perché ragazzi, l'allenatore, ricordatevelo sempre, è lo specchio della società. L'allenatore è un dipendente della società, quindi fa le cose in base alle richieste della società. E se tu ne cambi 9 su 11, vuol dire che alla società della Coppa Italia non frega niente, ma questo lo sapevamo già. Ne cambi 9 su 11, e quando ne cambi 9 su 11, inevitabilmente ti devi aspettare una partita storta, una partita difficile. Perché, ragazzi, catena di destra, Zanoli, Kajust e Lindstrom. Quanti minuti hanno fatto insieme? Zero. Zanoli, Lindstrom, Demme, Gaetano. Quanti minuti hanno fatto finora? Prima della partita di ieri? Probabilmente non arriviamo a 100 messi insieme. Forse con Lindstrom, forse, però arriviamo forse risicati ai 100 minuti di partita in stagione con questi quattro. Quando fai giocare tutti insieme giocatori che non hanno mai giocato insieme, giocatori che finora hanno collezionato briciole, giocatori che non hanno probabilmente i minuti, la condizione ottimale per poter giocare una partita ad alti livelli, metti tutte queste cose insieme ed è normale che poi la partita non la porti a casa. Certo, 4-0 non me lo sarei mai aspettato, perché 4-0, ragazzi, vuol dire fare una figura di merda a livello nazionale. E chiamiamo le cose per quel che sono, perché la partita di ieri sera è stata una figura di merda a livello nazionale. Ci siamo fatti prendere per il culo dal Frosinone, che ha fatto la sua partita, ha strameritato di vincere. La cosa che più ho notato ieri sera
e poi anche guardando un po' la partita stamattina, è che loro tatticamente sapevano cosa fare. Ieri ho visto un Napoli proprio spaesato, che non sapeva che fare, non aveva dei punti di riferimento. Gollini è stato il sesto giocatore per tocchi effettuati. Ha fatto più tocchi di Kaiuste, di Demme, di Lindstrom, di Raspadori, di Simeone. Poi vabbè, i subentrati non li considero perché ovviamente hanno meno tocchi. Quindi Gollini ha fatto più tocchi della metà della formazione di partenza di ieri. E questo secondo me è un dato abbastanza eclatante. Il Frosinone comunque dei cambi li ha fatti anche loro, perché gioca Cerofolini a porta, gioca questo Mateus Lusuardi, che io, cioè, gli auguro un futuro radioso, se non sbaglio esordio tra i professionisti. Poi a centrocampo Garritano, Burabia, Kvernaz, che dira. Ne abbiamo preso gol da che dira? Qualcuno dirà: hai preso due pali. La sfiga la posso accettare quando tu tiri, c'è deviazione e la palla va sul palo. Ma se tu tiri e prendi il palo, non è sfortuna, sei impreciso. Io ve lo voglio ricordare. Il Napoli quest'anno è la peggior squadra in Europa per percentuale realizzativa. La peggior squadra per percentuale realizzativa. Concretizziamo un decimo dei tiri in porta. Non è sfiga prendere il palo. Sei impreciso. Ok? Deve essere chiara sta cosa. Poi, però hai preso e hai fatto gol e il VAR te l'ha tolto. Allora, il VAR ieri, tanto per cambiare, ha fatto l'ennesima porcata. E quest'anno abbiamo capito qual è l'andazzo. Ma tu hai perso 4-0. Appellarsi al VAR dopo aver perso 4-0 mi sembra un pochino esagerato. Gli alibi sono finiti. Nessuno adesso c'ha più scusanti. E io, ragazzi, mi secca ripetere sempre le stesse cose, perché è indubbio che il principale colpevole sappiamo tutti chi è, però non voglio ripetere sempre le stesse cose. Andatevi a vedere la pagella di Mazzarri nel video della pagella di Juventus Napoli, e lì avete la mia idea. La fonte principale di tutti i problemi sappiamo da chi arriva, da chi ha fatto delle scelte quest'estate ben precise. Ok, detto questo, però, caro Mazzarri, cioè, sapete cos'è? La partita di ieri sera, vi dico la verità, mi ha fatto anche rivalutare un po' il mercato. Se non sbaglio, io a inizio stagione ho dato un 7 come voto al mercato. Molto ingenuamente, da grande ingenuo, ho voluto dare fiducia. E mi sa che dopo la partita di ieri sera, questo 7 diventa un 4. Perché ieri sera, io personalmente, ho capito che non abbiamo un Vícher Kvaratskhelia, perché Raspadori, messo esterno d'attacco, giochi in 10. Non abbiamo un vice Politano perché Lindstrom non può fare quel ruolo. A centrocampo stiamo uccisi, specialmente adesso, perché adesso se ne va Elmas, rischi a scadenza, Anguissa in Coppa d'Africa, Gaetano che se ne vuole andare perché non gioca. Cioè sono rimasti Kaiuste e Lobotka, perché poi Demme è un separato in casa e quindi non lo consideriamo. Quindi a centrocampo stiamo uccisi. In difesa il vice di Lorenzo non ce l'abbiamo, perché Zanoli, cioè, ieri ha giocato, ma Zanoli alla fine, ragazzi, è stato determinante nel gol di Simeone. Però tolto quello, si vede proprio un divario, ma veramente mi verrebbe da dire umiliante anche per il ragazzo. Cioè il divario tra di Lorenzo e Zanoli è veramente umiliante. C'è un abisso tra i due. Quindi quando ti manca Di Lorenzo, lì perdi inevitabilmente tanto. A sinistra, vabbè, Mario Rui Oliveira. Oliveira è rotto. E in difesa sappiamo quali sono i problemi. Quindi il mercato ieri sera, da parte mia, è stato ampiamente rivalutato. Io onestamente, allora, io tifo Napoli dal 2008, la stagione dove siamo tornati in Serie A. E vi dico la verità, fatico a trovare una partita peggiore di quella di ieri sera. Proprio faccio fatica. Forse solo Fiorentina-Napoli 3-0, tripletta di Simeone. Però i contesti erano diversi. Cioè, proprio tu. Cioè, ragazzi, una squadra campione d'Italia
che prende 4 gol in casa in questo modo, io onestamente non ricordo una roba del genere. Cioè, veramente quest'anno, cioè, siamo i peggiori campioni d'Italia della storia, e lo dicono anche i dati. Siamo i peggiori campioni d'Italia della storia. Difendiamo il sogno sul cuore, difendiamo sto cazzo. Scusate, ma lo devo dire. Non so se abbiamo toccato il fondo, perché il fondo, se ti impegni, lo riesci sempre a raggiungere, cioè puoi sempre peggiorare. Però veramente ieri sera, forse una delle più brutte partite. Ora che ci penso, anche Napoli-Milan 4-0 l'anno scorso. Però ragazzi, l'anno scorso era tutta un'altra storia. Ho visto anche gente paragonare la partita di ieri con la partita dell'anno scorso in Coppa Italia, che perché anche l'anno scorso abbiamo giocato con le riserve, poi sono entrati i titolari nel secondo tempo e si è perso. Ragazzi, ma l'anno c'è, cioè, non possiamo paragonare l'ottavo di Coppa Italia di quest'anno con l'ottavo l'anno scorso. Cioè, siamo di fronte a due Napoli totalmente opposti. Ragazzi, il Napoli di quest'anno è il lontano parente del Napoli l'anno scorso. E il perché lo sappiamo, tanti motivi, ma non possiamo paragonare questo Napoli a quello dell'anno scorso. Non possiamo, cioè, l'anno scorso potevo giocare pure io, andava tutto bene, c'era una perfezione in quella squadra che in chiunque giocava faceva bene. Quest'anno non abbiamo niente, non c'è niente, veramente, ragazzi. Quest'anno non abbiamo certezze, cioè quelle piccole fiammelle che stavano uscendo fuori con il Cagliari, con il Braga, ieri sera spazzate totalmente via. Ma voi adesso pensate che i giocatori abbiano delle certezze? Cioè, Di Lorenzo che entra e procura il rigore e fa il passaggio all'indietro per Khedira sul 2-0, sì. Secondo voi, dopo la partita di ieri sera, Di Lorenzo non ha perso delle certezze? I vari Kvara, Osimhen che subentrano. Cioè, ieri sera, ragazzi, abbiamo perso tanto. La serenità ieri sera è andata a farsi fottere. Cioè, noi adesso sabato andiamo a giocare a Roma. Con quali presupposti, con quali certezze noi andiamo sabato a giocare con la Roma? Perdere in casa 4-0 in quel modo è un qualcosa che a livello mentale farei molta fatica a spazzare via, specialmente in una stagione dove di bassi ne stiamo toccando veramente tanti. Ma penso che ieri sera sia stato il più basso della stagione. Con quali presupposti noi adesso andiamo a Roma sabato? Non lo so, non lo so. Ma di certo la partita di ieri sera ha tolto tante certezze a tanti giocatori. Non so proprio cos'altro dire. E quindi, ragazzi, per il terzo anno consecutivo non superiamo gli ottavi di finale. Sicuramente saranno contenti tutti quelli che pensano. Concentriamoci sul campionato. Arriviamo in Champions. Arriviamo quarti. Proviamo ad andare ai quarti di Champions League. Il sol pensiero di dire pensiamo ad arrivare ai quarti. Veramente vi voglio bene, perché io dopo ieri sera ero già pessimista alla reaction dei sorteggi. No, io dopo ieri sera non do manco l'1% di possibilità di passare a febbraio. E abbiamo detto, vediamo come arriviamo alla sfida col Barcellona a febbraio. 4-0 col Frosinone. Partiamo benissimo. Stupido io che pensavo, come sempre, di puntare sulla Coppa Italia. Sono l'unico coglione che pensa che la Coppa Italia sia una competizione da onorare. Purtroppo non è così. Ma voglio vedere cosa combineranno con la Supercoppa. Perché se la Coppa Italia già non fotte niente, immaginatevi la Supercoppa. Io onestamente non ho nient'altro da dire, ragazzi. Sono soltanto estremamente deluso, amareggiato, triste. Non dico incazzato, perché onestamente, cioè, non c'ho manco la forza di incazzarmi. A me penso mi abbiate imparato a conoscermi, cioè io non sono uno che urla, sbraita, ti rompe i piatti durante i video, non sono quel tipo di persona e probabilmente è per questo motivo che non andrò mai
virale e che non diventerò, diciamo, quello che desidero, quello che, diciamo, il mio obiettivo, perché io sono troppo pacato, sono troppo calmo, tranquillo, e questa cosa purtroppo su YouTube non paga. E noi ci vediamo domani. Probabilmente domani voglio fare un video su Elmas, perché cioè, giustamente, no, su questa bellissima giornata, la ciliegina sulla torta e la notizia che Elmas viene ceduto all'Ipsia. A sto punto non era meglio venderlo a giugno, che almeno ti prendevi qualcosina in più, ci guadagnavi un po' di più. Ci vediamo domani, ragazzi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei video, attivate la campanella, fate tutto questo perché è tutto gratis e mi aiutate a crescere. Sempre Forza Napoli, perché quello non rimane. Non sparirà mai, e io onestamente, cioè, mi fanno ridere quelli che dicono è dopo queste sconfitte che si ama ancora di più il Napoli. Questo non lo cioè, questo è scontato. Non è che io mo ho perso 4-0 e smetto di tifare il Napoli. Questo non succederà mai. Ma almeno ho il diritto di essere, ho il diritto di incazzarmi, perché io ieri sera ho assistito a una figura di merda che difficilmente ha dei precedenti. È una sconfitta proprio, è un'umiliazione senza precedenti quella di ieri sera. Io spero veramente che questa sconfitta non abbia, non porti a delle ripercussioni negative dal punto di vista mentale, della serenità, della tranquillità. Certo, dopo che hai preso 4 gol, la serenità sicuramente tornerà, sicuramente. E niente, ci vediamo domani, ragazzi.